Buonasera, il governo ha varato pochi minuti fa la legge di stabilità e vi dico subito, non ci sono tagli alla spesa sanitaria, che era l'aspetto più controverso e quello che aveva fatto più preoccupare. È una manovra che è fatta sostanzialmente di tre stadi, perché è una manovra triennale che comporterà 7 miliardi e mezzo nel primo anno e 11 nel secondo e nel terzo. E quei 7 miliardi e mezzo che sono i primi che ci riguardano, evidentemente perché da subito bisogna trovarli, sono fatti per metà di tagli alla pubblica amministrazione, 2 miliardi e mezzo, e alle regioni, 1 miliardo, e l'altra metà di dismissioni immobiliari e altre operazioni di privatizzazione di contabilità. E poi per gli anni successivi la strada è comunque questa. Quello che si è impegnato a fare il governo, stanno parlando in conferenza stampa sia Letta sia Alfano, sia parlerà subito dopo anche il ministro dell'economia Saccomanni, è di diminuire la pressione fiscale nell'ambito del triennio di 1,5 punti per i cittadini e di diminuirla anche per le imprese. Queste ovviamente sono le promesse del governo, non sono notizie, sono enunciazioni, perché il testo della legge di stabilità non c'è ancora, anche se deve essere il suo articolato reso noto entro mezzanotte con una mail alle autorità europee a Bruxelles, perché scade appunto questa notte il tempo per la legge di stabilità. Il taglio delle tasse, ripeto, oltre l'1% in meno di 3 anni è la promessa del governo. In una giornata nevrotica, perché oggi c'è stata anche la riunione con rinvio ancora per quanto riguarda la decisione sulla decadenza di Berlusconi al Senato, e a quanto pare, non essendo calendarizzata entro ottobre, non essendo ancora fatta e sarà fatta nel penultimo giorno di ottobre, la scelta sul voto palese o voto segreto è la cosa più probabile a questo punto, è che il famoso voto dell'Aula non arrivi prima addirittura di dicembre. Questa spada di Damocle quindi la terremo a lungo sulla politica italiana. L'altro fatto drammatico e importante della giornata sono i funerali che si stanno svolgendo in questo momento di Pribke, dove nella chiesa lefebvriana di Albano Laziale, alle porte di Roma, quindi dove doveva avvenire tutto alle 5:30 del pomeriggio, ebbene non era ancora iniziata pochi minuti fa la funzione religiosa. Quello che si è saputo negli ultimi minuti è che l'inceneritore del cimitero di Prima Porta a Roma resta acceso, contrariamente al solito, e si può pensare che sia lì che ci sarà la cremazione della salma di Pribke. Ci sono state manifestazioni violentissime. L'arrivo del feretro nella chiesa è stato preceduto da un vero e proprio assalto a pugni e calci nei confronti del mezzo, ma questo lo vedremo poi nel nostro servizio. Ci sono tanti, tanti altri fatti importanti, ma vediamo tutto tra 30 secondi nei nostri titoli. Il Consiglio dei Ministri ha varato la legge di stabilità. In questa manovra non ci sono, queste le parole di Letta, né tagli alla sanità né aumento della pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese. Anzi, il percorso lungo i 3 anni da 11 milioni e mezzo di miliardi porterà a una diminuzione delle imposte, l'impegno del Premier, che parla poi delle misure a favore delle imprese. Arriva una riduzione di tasse per 5,6 miliardi, una curva crescente nell'arco del triennio. La Giunta per il regolamento del Senato si spacca e rinvia data e forma del voto sulla decadenza di Berlusconi. Il PDL si oppone alla modifica delle regole che prevedono lo scrutinio segreto. Il PD apre al voto palese proposto dai 5 Stelle ed è subito scontro. Tutto rimandato al 29 di ottobre con due relatori, uno PDL e uno PD. Palazzo Madama si esprimerà tra non meno di un mese e più probabilmente già soltanto a dicembre. Sono i preti lefebvriani a celebrare a Albano Laziale, alle porte di Roma, il funerale, che non è ancora cominciato, di Erich Priebke, il capitano delle SS condannato per l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Ma è esplosa la tensione dove si sono svolte le esequie, cioè Albano, pugni, calci al carro funebre, scontri fuori dalla chiesa tra cittadini, polizia e gruppi neonazisti. Il sindaco aveva vietato il rito sul territorio comunale, ma il prefetto di Roma aveva annullato l'ordinanza e dato l'ok per evitare disordini, che ci sono stati lo stesso.
Gli Stati Uniti danzano letteralmente sull'orlo del default economico. Il presidente Obama respinge il piano economico alternativo ispirato dai cosiddetti Tea Party e spacca i repubblicani che tornano a trattare con la Casa Bianca sui tagli alla spesa federale. Ci sono solo 36 ore per evitare il collasso. I democratici al Senato agitano lo spettro. Senza accordo le agenzie potrebbero tagliare il nostro rating già stasera. Non si è ancora spenta l'eco della polemica tra Brunetta e Fazio e anche Grillo va all'attacco del conduttore televisivo. Il leader del Movimento 5 Stelle critica pesantemente il conduttore per il compenso ricevuto dalla RAI. Uno stipendio da insulto, è uno stuoino del PD. E poi minaccia, verremo a cantare a Sanremo. E Fazio risponde ironico via Twitter, se hai due pezzi belli ti prendiamo. Rivoluzione nel calcio, l'Inter diventa indonesiana dopo quasi 19 anni, 5 scudetti, una Champions League. Massimo Moratti lascia la presidenza oggi dopo mesi di trattative. Il magnate Erik Thohir ha rilevato il 70% del club pagandolo 250 milioni di euro. Ho fatto il bene dell'Inter, sono commosso, le parole di Moratti. Buonasera, quindi la sera della legge di stabilità, la sera delle promesse solenni che sono state fatte poco fa dal Premier e dal Vice Premier. Nessun taglio alla sanità, abbassamento della pressione fiscale per i cittadini e per le imprese. Davvero così? Intanto il resoconto in diretta del nostro Fratini. Ciao direttore, sì, l'impressione che abbiamo è che non ci abbiamo preso, in realtà forse era meglio avere più prudenza perché la manovra, così come l'avevamo raccontata, in realtà le cose sono andate diversamente, sembra che siano andate molto diversamente, mancano ancora i dettagli, però tre numeri ci sono e sono tre numeri fermi abbastanza importanti. Il primo è che si tratta di una manovra di 3 anni e quindi per un totale di 26 miliardi e mezzo, quindi insomma sono manovre piuttosto ingenti, di un certo peso, fanno ricordare, se vogliamo parlare in lire, manovra da 50 mila miliardi di lire, di vecchie lire, del vecchio conio, quindi è una cosa molto importante. Poi c'è questa promessa mantenuta di abbassare la pressione fiscale dal 44% al 43,3%, dettagli, però insomma ci siamo lamentati tutti per questa pressione fiscale, quindi a quanto pare il governo ha ascoltato. E poi c'è questa novità del cuneo, per il cuneo sarebbero stati messi a disposizione ben 10 miliardi rispetto ai 5 miliardi con i quali si faceva i conti sulle prime pagine dei giornali in queste ultime ore, quindi l'impressione che si ha è che possa essere un pacchetto di misure molto molto diverse che vanno sicuramente incontro alle decisioni e alle indicazioni che sono arrivate da Bruxelles e praticamente sarebbero mantenute anche quelle promesse temporali, i 3 anni di certezze di cui ha parlato in queste ultime ore il Premier. Abbiamo anche alcuni video da farvi vedere, alcuni contributi con proprio le parole del Premier a proposito della sanità, anche lì la promessa di non tagliare. Sentiamo. È molto importante dire che in questa manovra, quindi, non ci sono tagli alla sanità in questi 3 anni. E questo lo voglio dire per tranquillizzare rispetto alle tante voci allarmistiche che sono state messe in giro in questi giorni. E poi c'è un'altra parola d'ordine importante, una parola chiave, perché in genere si lega a una fase di rilancio, di ricrescita dell'economia, investimenti. Il Premier ha parlato anche di un pacchetto di investimenti. Nel pomeriggio Olli Rehn, il commissario europeo, ha detto che lo spazio per gli investimenti da parte del nostro paese c'era, era minimo, era sicuramente un piccolo spiraglio, ma a quanto pare il governo si è infilato anche in questo spiraglio. Vediamo anche queste parole del Premier. È un passo significativo nella giusta direzione. La giusta direzione è la riduzione delle tasse per le famiglie e per le imprese. La giusta direzione è il fatto che il nostro paese comincia e può cominciare così a guardare al futuro senza bisogno di avere leggi di stabilità che sono ogni volta delle mannaie che intervengono sul tema della sanità, sul tema delle nuove tasse e quant'altro. Riparte la spesa per investimenti, cala la spesa corrente, riparte la spesa per investimenti, investimenti sia in infrastrutture, alcuni investimenti in infrastrutture, sia investimenti per ridare ad alcune voci di bilancio risorse, voci di bilancio che erano state completamente prosciugate. Infine facciamo parlare l'ultimo numero che sembra piuttosto importante, sarà di 5 miliardi l'alleggerimento per le tasche dei lavoratori nel prossimo triennio, quindi un alleggerimento importante che peraltro era stato chiesto da più parti. Direttore, a te.
Grazie, queste sono ovviamente le prime notizie, grazie Fratini, poi se ci saranno ulteriori dati è ovvio, queste sono le promesse del governo e l'enunciazione di una legge di stabilità che non è stata ancora scritta per intero e comunicata a Bruxelles, si valuterà e vedremo le reazioni dei partiti e delle forze sociali, ma intanto oggi la politica si è tornata a dividere sul solito argomento, Berlusconi, la decadenza. Tempi lunghi. Il voto dell'aula di Palazzo Madama sulla decadenza di Berlusconi da senatore, quello decisivo, slitta, non ci sarà prima di fine novembre. La conferenza dei capigruppo non ha nemmeno discusso della data, perché pendente c'è la questione della modalità dello scrutinio. Il PDL confida negli obiettori che potrebbero venire in soccorso di Berlusconi nel segreto dell'urna, si appella al regolamento e lo vorrebbe segreto, come i centristi, mentre il Movimento 5 Stelle, Lega, SEL e PD lo chiedono palese. Oggi la Giunta per il regolamento ha stabilito all'unanimità che le norme che disciplinano il tema non possono essere modificate, decisione che però non risolve la controversia. Per i sostenitori del voto palese, infatti, non c'è bisogno di cambiare il regolamento per evitare lo scrutinio segreto. Citano il precedente dell'autorizzazione a procedere per Andreotti, precedente che invece per il PDL non vale, perché nel caso di Berlusconi si applica una legge del tutto diversa e nuova, quella sull'incandidabilità che porta la firma dell'ex guardasigilli Severino. Il nodo sarà sciolto nella prossima riunione dell'organismo il 29 ottobre. Soltanto dopo sarà possibile fissare il voto in aula sulla decadenza di Berlusconi da senatore per effetto della condanna per frode fiscale nel processo Mediaset. La mia personale opinione è che il voto palese garantisca in modo migliore la trasparenza delle decisioni. Credo che questo che garantisca molto di più il Paese. Se si dice che una modifica del regolamento è una modifica contra personam, immagino che anche una interpretazione che bypassi la modifica del regolamento per raggiungere lo stesso risultato sia un'interpretazione contra persona. Non vi è bisogno del voto segreto, ma anzi il voto deve essere palese. Questo varrebbe non solo per Berlusconi, ma per chiunque altro dovesse trovarsi nella stessa situazione. Partita che si giocherà comunque dopo che il Tribunale di Appello di Milano avrà ricalcolato sabato prossimo la pena dell'interdizione dei pubblici uffici e che rischia di travolgere le larghe intese. È evidente che i margini di agibilità politica della maggioranza si restringeranno sempre di più, perché l'agibilità politica di una maggioranza si misura anche sui comportamenti reciproci, avverte il capogruppo del PDL in Senato, Schifani. Andiamo a vedere come un'altra polemica si sviluppa con un nuovo protagonista. Abbiamo parlato giusto ieri di quello che è successo nella trasmissione di Fabio Fazio tra lo stesso conduttore e Renato Brunetta, che gli contestava l'entità dei suoi emolumenti in Rai. Oggi è arrivato un pezzo da 90, Beppe Grillo. A dire, no, in questi giorni Brunetta e Grillo uniti da un comune obiettivo, quello di stanare Fabio Fazio sui suoi compensi come conduttore Rai. L'asse imprevedibile si è creato dopo l'intervista domenica scorsa al capogruppo PDL. La scelta di Fazio di appellarsi al diritto alla riservatezza per non rispondere a Brunetta che gli chiedeva quanto guadagna non è proprio piaciuta al leader 5 Stelle. Verremo a cantare a Sanremo, ripeto, verremo a cantare a Sanremo, scrive Grillo sul suo blog vagamente minaccioso. Se hai due pezzi belli, ti prendiamo, ripeto, due pezzi, la butta sullo scherzo Fazio, che scimmiottando lo stile di Grillo accetta la sfida ad una condizione, che Grillo si presenti con due canzoni, come da regolamento del festival. Ma se Fazio prova a risolverla con un sorriso, Grillo invece non ci sta. Sul blog è durissimo. Di che parla Fazio quando dice che il suo programma è interamente pagato dalla pubblicità? La Rai è tecnicamente fallita, il suo contratto è un insulto alla condizione del paese e ai lavoratori della Rai, scrive. Di più, ricorda anche che il programma è prodotto da Endemol, società esterna alla Rai al 33% di proprietà Mediaset. Fino ad aprile del 2012, aggiungerà sempre Grillo, dopo tempestivo comunicato di Endemol. Mi fa molto piacere che Beppe Grillo ci segua e condivida le mie battaglie per la trasparenza in Rai. Ben arrivato, Cinguetta. Su Twitter, Renato Brunetta, spettatore compiaciuto del violento scontro. Va convocata urgentemente la commissione di vigilanza per discutere pubblicamente il tema della trasparenza dei compensi in Rai, rilancia dal fronte PDL Gasparri. In difesa di Fazio si schiera il PD, che vede negli attacchi alla Rai e ai suoi conduttori un modo per indebolire il servizio pubblico a favore di Mediaset. Appello inascoltato da Grillo, che a metà pomeriggio insiste: Fazio, stuoino del PD meno L. A questo punto i due potrebbero davvero chiarirsi a Sanremo, dove sono di casa.